tutte. Allora, video sugli ultimi acquisti di make-up. In questi giorni ho effettuato un secondo ordine dal sito BioAlchemilla perché mi ci sono trovata veramente bene con questo sito e adesso vi mostro le cosine che ho preso. Allora, prima di tutto ho voluto prendere assolutamente la nebbia fissante della Neve Make-up, sia per utilizzarla come protettivo per il trucco, sia per utilizzare gli ombretti bagnati e creare eyeliner, e sia soprattutto perché a breve avrò il saggio di Natale, quindi mi cospargerò la faccia di questo spray, insomma. Poi la seconda cosa che ho preso è stato un fondotinta minerale della Neve Makeup. Come sapete, io con il primo ordine avevo preso una colorazione abbastanza chiara, che era questa qui, la Light Rose, e adesso ho preso la Medium Neutral, che è questa qui. Allora, dal vivo la differenza si vede di più, in fotocamera sembrano uguali, però la differenza vi assicuro che c'è. Questa che avevo preso la volta scorsa era praticamente dello stesso colore della mia pelle, solo che applicata sul viso mi risultava leggermente troppo chiara, cioè sembravo più pallida del solito. Ho preso questa per utilizzarla sia l'estate sia per miscelarla insieme a questa precedente e creare, diciamo, il colore perfetto della mia pelle. Comunque la differenza magari in foto a fine video si vedrà meglio, o forse così, ecco, da vicino, ecco, adesso si vede. Questa è la prima che avevo acquistato, che è chiarissima, questa è un po' più scura, però come vedete non è uno scuro eccessivo, insomma, miscelandole insieme riuscirò sicuramente a creare il colore che desidero. Poi ho voluto prendere un ombretto della Neve Makeup, ho preso questo qui, Brooklyn. Il colore è bellissimo, io vi lascio qui il link al video della Neve Makeup dove mostra l'applicazione dell'ombretto sia asciutto che bagnato. Io ve lo mostrerò in questo modo perché ancora non lo voglio aprire. Vi faccio vedere qui se si vede meglio, insomma. È questo grigio scuro che sembra argentato, però in realtà è un grigio scuro pieno di glitterini di tutti i colori. E vi voglio comunicare che sul sito BioAlchemilla effettuano uno sconto sugli ombretti della Neve Makeup, infatti l'ho pagato meno rispetto al sito ufficiale della Neve. Ho preso questa colorazione perché per il saggio di Natale, io faccio sempre acquisti di make-up relativi ai saggi, non so perché, ho intenzione di fare un trucco proprio su questo colore e vi mostro anche le cose che ci andrò ad applicare. Allora, farò la base con questo qui della Essence, che è questo ombretto cremoso, e quindi farò la base con questo, che adesso non mi si chiude. Chiuditi, non si chiude, vabbè, lo chiudo dopo. Poi metterò questo ombrettino sulla piega dell'occhio. Questo ombretto è della Collistar ed è fantastico. E come vedete è molto simile a questo, solo che è un tono più scuro e ha i glitterini solo argentati, mentre questo qui della Neve ce l'ha di tutti i colori. Quindi metterò questo sulla piega dell'occhio, questo nella palpebra mobile e poi per finire metterò questo eyeliner della Beauty UK, che come colore si avvicina molto a questo ombretto, e quindi farò un trucco con queste cose, questo che devo ancora chiudere, perché deve essere un trucco che si veda anche a distanza di 10-20 metri, perché ovviamente stiamo sul palco e quindi andrò proprio a fare un trucco bello pesante, bello corposo. Ok, poi ultima cosa che ho preso dal sito è stato questo correttore che devo ancora provare, della Benecos o Benecos. Io ho preso questo nella colorazione beige e penso che sia il colore esatto per la mia pelle. Adesso ve lo apro così vediamo insieme la consistenza. Lo metto qui. Sì, come colore devo dire che è perfetto. Sposto la boccettina. Sì, è anche molto coprente, non so se si vede. Praticamente non fa pieghe,
non forma delle pieghe con la pelle, è abbastanza coprente e non mi dà sensazione di appiccicoso o comunque di pesantezza. Poi lo proverò magari sugli occhi e vi metterò una foto, perché questo l'ho preso proprio per il contorno occhi. Ok, allora come sempre ci sono stati degli omaggi da parte del sito. Ho ricevuto questo shampoo dedicato, questo rassodante cute e questa crema viso anti-age che penso che darò a mia madre. E poi, ta-dan, 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 un ombrettino della Neve Makeup nella colorazione Etoile. Ed è questo colore panna leggermente satinato, che secondo me va bene sia come ombretto sia come illuminante, insomma. E mi è piaciuto molto, fanno sempre degli omaggi molto intelligenti in questo sito. Allora, prima di lasciarvi le foto vi voglio mostrare anche l'ultimo acquisto che ho fatto da Kiko. Ho preso questo mascara nella colorazione numero 02 ed è questo bellissimo blu. L'ho preso sotto consiglio della diva del tubo, che saluto e ringrazio, e come potete vedere la consistenza di questo mascara è assolutamente differente rispetto ai mascara colorati dell'edizione permanente, è molto cremoso e questo mi piace veramente tantissimo. Nulla, questo è tutto, vi lascio le foto, ci sentiamo al prossimo video, che quasi sicuramente sarà un video sugli acquisti moda autunno-inverno. Ciao!